Quarta gara provinciale coppie, valevole per la qualificazione ai campionati nazionali di Master e prima categoria coppie, Tolomelli Casini contro Casali Tagliabini. Prima Chito e di Tolomelli, Magic Blue Bar 2. Posizionarsi attaccata alla biglia rossa senza tentando di non far salire la sua, a quanto pare. E invece ha tentato di nascondersi dietro il pallino. Adesso l'ultima biglia in mano a Tolomelli. In difesa, una biglia, due punti per Tagliabini e Casali. Generoso, comunque fa due, si porta a quattro. Questa volta davvero fin troppo sotto, ne fa 3, 7-0 per la coppia di San Giovanni. Bocciofila per Sicetana, maglia bianca azzurra, maglia amaranto Tolomelli Magic, maglia azzurro Italia Casini Polavis. Non bellissima, biliardo pende un po' verso destra dall'inquadratura, c'è la nasta di fianco e c'è anche un po' bersaglio. Casali va all'attacco, taglia troppo.
avversario cerca di giocare in difesa, sbaglia il tiro, ne beve 6 e altri 6 minimo subirà di colore, quindi 7-6 il punteggio attuale. Potrebbe anche essere che Franco Casini cerchi di portare giù l'altra rossa, impresa non semplice. Tenta di fare il 10 di colore. E invece. Adesso è più complicato fare 10 di colore. Il punteggio, considerazione dei 6 punti bevuti da Casali, 6 di colore diventa 12-7, allacchito Tolomelli. Aveva fatto 0 prima, ripete anche in questa, non usuale il fatto che Tolomelli non faccia castello, ma tant'è. 12-7 per Casini Tolomelli contro Casali e Tagliavini, che avete visto il tiro adesso. Tagliavini va appunto di 3 sponde, si mette di fianco a Polina, forse la sua intenzione è quella di fermarsi sotto, ma comunque è un punto apprezzabile. Casali va di spinta, fa un bel tiro per punto 2, 9 per Casali Tagliavini, 12 per Casini Tolomelli, alla bocciata Tagliavini. Due anche questa volta di prima, poi prima scappa fuori, 12-11 sostanzialmente in equilibrio.
non ha sbagliato la direzione, se la forza non è giusta rischia di non farlo, lo fa. Probabilmente voleva andare in mezzo tra il pallino e la rossa. Trombelli arriva con un pizzico di spinta, tanto c'è il gioco a favore. Forse un pelo di meno avrebbe fatto un punto più stretto, ma anche così non è assolutamente male. Tagliavini va con un pizzico di spinta, ma se lo prende pieno non lo fa. Adesso tirerà l'ultima Casani e poi due di nuovo in mano a Franco Casani per undici di Tolomelli di calcio, e adesso Casini tenterà il sottocalcio per aumentare ulteriormente il vantaggio. Certo, i due sta sulla parte, come si dice, dai botoni, no? Abbondantemente lontano dalla biglia. 25 per Casini Tolomelli, 11 Casali e Tagliavini. Come detto prima, Tolomelli non è uno solito sbagliare spesso. Adesso fa anche 10 e 35, 11, prendono il largo Casini e Tolomelli. Adesso corre una reazione dei due ragazzi di Spicciceto, altrimenti la partita scivola via. Spinge verso la sponda il pallino, ma la palla rimane staccata in modo invitante dalla sponda, ma Casini, dall'alto della sua esperienza, tirerà la pallina per tirarlo giù, e un grito schiaffo di pallino potrebbe anche fare dei birilli. No, lo prende e lo porta giù, gioca in difesa, in vantaggio di 24 punti, quindi è già a metà stecca, come si suol dire. Non ha nessun interesse a forzare il gioco. Se nel gioco per aria fino ad ora Tagliavini e Casali sono sembrati un po' deficitari. Tagliavini di braccio non è stretta e larga allo stesso tempo, nel senso che è larga per colpire di prima, stretta per venire su di seconda. Ultima biglia in mano Franco Casini, poi due biglie in mano di San Giovanni. Casini va un po' più misurato, però mi sembra decisamente larga, e infatti lascia ampio margine per fare 6 di colore. Ma forse Casali, in virtù dello svantaggio di 24 punti, tenterà di realizzare quella biglia rossa. Non lo prende benissimo e quindi nulla di fatto. Adesso probabilmente andrà a punto per il due biglie, 4 punti, 15 e 35, meno 20 per i ragazzi di Persiceto, Tagliavini e Casali. Vediamo se gli avviene la Chito. Fa filotto anche lui, 23, accorcia le distanze. Diciamo che quest'anno sia Tolomelli che soprattutto Casini è ritornato ai suoi livelli, giocatore di grande esperienza da anni sulla breccia. Qualche anno, l'anno scorso ha giocato a Ferrara, quest'anno è ritornato a Bologna, ma nelle gare in coppia con Tolomelli e Dottombo stanno ottenendo ottimi risultati, sia nelle gare provinciali che nelle gare nazionali si fanno valere, quindi è una coppia che va sempre presa con le molle. Casali tirerà il calcio a pallino, rischiosissimo, perché se lo prende scarso lo suo, ma Castello lo prende bene, con spinta porta giù pallino per tenere
distante dello stesso dalla Miglia Rossa per subire il meno possibile e evitare comunque pericoli di colore. Vediamo Tolomelli che va in due sponde esterne di Striscio a risalire, non sembra male da subito, si posiziona quasi attaccata a pallino. Adesso bisogna andare di spinta per far scappare via il pallino, se si prende bene sponda pallino, oppure tirare per far scappare via la biglia con un pizzico di forza, ma non esageratamente. Così non o più forti o più piani. Quarta biglia bianca per Casali, Tegliavini, due poi rimarranno in mano a Tolomelli e Casini per realizzare, vediamo, ci rimane lo spazio per i quattro di colore. Questo è il tiro che intende fare, essendo molto facile, il rischio che due biglie, quattro di per Casini Tolomelli, 39-23 all'acchito Tolomelli. Due stavolta soltanto, due vuoti, un pieno con otto, adesso due, 10 di bocciata finora. Tagliavini ha fatto due volte due, un 8, 12, quindi non è che ci siano stati caterve di birilli in questa partita. Adesso tutto a mezz'aria, 41-23, 18 punti di vantaggio per Casini Tolomelli. Tagliavini probabilmente spinge la pallina a sponda dalla mimica. Al quadrante inferiore del biliardo, magari tentando di farlo passare per i birilli. Vediamo, lo prende troppo pieno, fa il punto lo stesso con una discreta dose di fortuna, ma rimane tutto di nuovo per aria. Secondo me Casali spingerà su il pallino verso sponda, non ha nessun interesse alla biglia di vantaggio portarlo sotto. Adesso una biglia Casale, una biglia Casini, una biglia Tolomelli, vediamo quale sarà la decisione. Secondo me tenterà il calcio della biglia bianca. Preso la sponda troppo presto, comunque mantiene lontano le biglie bianche dal pallino. Casali torna di nuovo ad andare verso la sponda superiore, va dietro il pallino, sì, ha le sue due sotto, non è che l'avversario possa tirare giù il pallino in una posizione del genere, si ha poca difesa. Gioco a favore di Casali e Tagliavini, vediamo comunque come si mette Franco Casini. Bene, si mette abbastanza bene, adesso bisogna essere abbastanza precisi per fare il punto. Può andare anche di spinta sul pallino, se ne fa uno solo quel punto. I punti erano 4, 2 biglie,
Tagliavini all'Achito di nuovo, sotto di 14 adesso. Mai come adesso servirebbe il colpo grosso. Detto fatto, sono 12 Nerone per Tagliavini, si porta a 39, due punti dagli avversari, sono 24 i punti di bocciata finora in 4 bocciate, insomma tutto sommato non una media stratosferica ma neanche da disprezzare. Pellino lunga la palla di Franco Casini, Tagliavini va di spinta, porta tutto nel quadrante inferiore alla pila di svantaggio, quindi debbono per forza cercare di recuperarla sotto, ammesso non concesso. Gli avversari sono comunque di tutto rispetto, Casini è un puntista di vecchia data. Tolomelli rimane un po' pelo distante dal pallino, il punto non è male. Vediamo adesso Casali, che le due biglie della coppia di Persiceto ce l'ha lui, che cosa tenta di fare. Per Casali, questa mi sembra larga, molto larga. Per Casali e Tagliavini questa partita è importante perché a vincerla potrebbero inserirsi nei 16 master. E Tolomelli e Casini nei master ci sono già, questa è un po' uguale all'altra, un pelo più corta ma non di tanto più stretta, quindi rimangono due biglie in mano a Franco Casini. Vediamo Franco Casini che secondo me tira a farne 6, non va all'attacco, anche perché adesso gli avversari sono a un passo, 6 punti vuol dire portarsi a 47, quindi 8 di vantaggio, qui pallino in mano a Tolomelli. Semifinale Tolomelli, Casini, Casali, Tagliavini, 6 di colore per Tolomelli e Casini, all'Achito Tolomelli 47 a 39 il punteggio. Tolomelli ha sbagliato le prime due, ma braccio è di quelli importanti, 10, quindi 57, 39, scappano via di nuovo Casini e Tolomelli, comunque la media di bocciata si è alzata notevolmente, d'altronde tutti e due sono due più che ottimi bocciatori, Tolomelli conosciuto da anni, meno celebrato Tagliavini, ma altrettanto valido sia come giocatore in generale che come bocciatore. Casali si sta lontano dal pallino troppo, se adesso Franco Casini si mette in mezzo diventa un problema, invece lo mette dalla parte opposta da quella che voleva andare, facilitando adesso il gioco dell'avversario, che andando con un pelino di spinta, non troppa per non allontanarsi dopo il pallino, sposta la rossa. Adesso bisognerebbe fare un bel tiro di sfaccio sulla biglia bianca dall'angolo di destra della nostra visuale, dalla parte opposta dove è Casini, e a quel punto si potrebbero fare degli ometti, ma forse non il punto più corretta, l'indicazione che sta dando
Tolomelli è il proprio compagno, da quella parte il pallino schizzerà, dalla parte opposta c'è una biglia rossa, senza un'eccessiva forza, però così è. Hanno la biglia di svantaggio, devono limitare i danni. Cosa? Pieno lunghe, appunto, lo fa lo stesso. Però non è un punto molto difficile da fare per l'avversario. Adesso Tolomelli cerca di avvicinarsi il più possibile al pallino. Lunga anche la sua. Fanno fatica i giocatori a prendere la misura del biliardo, proprio come misura, come lunghezza, forza di tiro. 41 a 57 all'Achito Tagliavini. Per chi batte. Nella precedente ha fatto Nerone, 12. Adesso ne fa soltanto due di prima, quindi 43-57 sono 14 punti di distacco. Casini è lungo anche questa volta, fanno fatica, come detto prima, ripeto, a prendere la misura del biliardo, prendere la forza su un gioco alto, appunto, non una partita con dei punti strettissimi, un gioco molto arioso da entrambi le coppie. Adesso Casali va di spinta per togliere la rossa. Tolomelli decide di andare ad appoggiarsi sulla bianca, non ha biglia di vantaggio, hanno tutto l'interesse a mantenere il vantaggio, considerate le ultime due bocciate di Tolomelli, che ha ripreso il ritmo. Tagliavini va dietro, ma non benissimo. Casale va di spinta, si mette quasi a sfondo, insomma, si difende discretamente. Tolomelli tenterà di entrare con la sponda, tiro sbagliato. 4 per Casali e Tagliavini, alla bocciata Tagliavini, 47-57, in diretta dal bar commercio. Tagliavini lo fa questa volta. E ora sono 34 i punti di bocciata di Tagliavini in 6 bocciate, insomma, media accettabile. 55-57, si rimettono a 2 punti degli avversari, partita più che mai aperta. Tolomelli sta corto, forse fa lo stesso il punto, ma non è esattamente un punto indimenticabile. Casini probabilmente andrà appunto più vicino al pallino possibile, ha già la biglia di svantaggio. Scopo fondamentale, subire nel massimo 2 per evitare che l'avversario bocci in partita. Thank you.
andare di misura, sbaglia la mediazione, ce lo fa Fortunato, non l'ha fatto. A questo punto della partita potrebbe essere fatale, anche quella di Casali non è proprio il massimo, ma comunque fa il punto. Adesso Casini tenterà di scalzare la bianca con della spinta, ma è rischiosissimo perché è riuscito a farlo appunto con la biglia dall'altra parte, doveva prenderla perfetta. Adesso biglia di vantaggio 63. Tomelli ha perdonato prima, non credo che eventualmente potrebbe perdonare ancora. Adesso tra l'altro ci sta un tiro da Birilli, perché se prende pallino la bianca potrebbe toccare la rossa e schizzare verso il castello. Secondo me Tomelli lo ha visto e ci dà la forza giusta, infatti così è. Non tocca la biglia rossa, infatti gesto di stizza di Casini, 67 alla Chito Tolomelli a 55, quindi un altro match ball per Tolomelli. E stavolta non perdona. Vincono Tolomelli e Casini, si qualificano per la finale.